Gole di San Martino nel comune di Fara, pareti a strapiombo, radenti come lame nel massiccio della Maiella, in pieno parco. Di grande suggestione l'esercitazione congiunta di Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, in sinergia nel soccorso di media alta montagna e in ambienti particolarmente difficili. Si è trattato di uno scambio reciproco delle proprie esperienze addestrative di soccorso per agire meglio, più in fretta, all'unisono. L'affiatamento tra squadre appartenenti a diversi corpi è fondamentale per evitare inutili ritardi che potrebbero mettere a rischio la vita di qualcuno. L'esercitazione, che ha visto decine di uomini e mezzi, è stata divisa in due scenari. Nel primo è stata eseguita l'applicazione di un protocollo ricerca persona dispersa in un ambiente montano e successivo ritrovamento attraverso squadra a terra con l'ausilio di unità cinofile coordinate da tecnici esperti in topografia applicata al soccorso. Nel secondo, un incredibile intervento tecnico urgente per prestare soccorso ad un alpinista pericolante durante un'arrampicata su roccia, con successivo recupero da parte di personale altamente specializzato di Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco con l'ausilio di un elicottero Augusta. Successivamente è stato firmato un protocollo d'intesa tra Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco per implementare le sinergie tra le due amministrazioni. Il comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, generale Flavio Agnelli. Le operazioni di soccorso in montagna, in ambiente difficile, soprattutto quando c'è anche il fattore neve oppure il fattore maltempo, diventa essenziale essere attivati immediatamente. Ora in montagna sono vari attori istituzionali che possono intervenire, varie forze di polizia, ed è importante conoscersi a vicenda. Oggi mettiamo un tassello su questa conoscenza a vicenda, stipuliamo un protocollo d'intesa e proviamo con un'esercitazione congiunta a vedere come nella realtà si deve agire quando una nostra pattuglia della stazione del soccorso alpino ha necessità di avvicinarsi alla persona che si trova in pericolo, ma è lì trasportata, e sfruttiamo ovviamente le dotazioni dei Vigili del Fuoco. Ovviamente gli intrecci e le collaborazioni possono essere molteplici. Oggi mettiamo in luce la collaborazione tra la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Dunque, unire le forze al fine di perseguire un solo obiettivo, la salvaguardia della vita umana. Il direttore regionale Abruzzo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ingegnere Giorgio Alocci. Lei che ne avrà viste tante, cosa si sente di dire a chi intraprende l'attività nelle nostre montagne? Beh, quello sempre di seguire i consigli che vengono dati da tutti gli enti, ecco, prima ancora di poter pensare a un percorso, capire bene l'abbigliamento da indossare, conoscere bene il percorso e soprattutto le condizioni meteo, quindi sempre affidarsi ai consigli degli esperti.